tanto per non farci mancare niente, anche questa sera è successo di tutto. Ma non solo in questa partita. Attenzione, perché il Parma avevo visto un'imbucata facile e invece ha ricominciato da dietro. Ragazzi, anche al mio fantacà, voi non potete capire cosa è successo. Però che t'avevo detto? No, stai zitto, ciao. Cioè, una cosa assurda. Non detto questo, nulla. No. Parma-Torino, punteggio di 3-2, sì. Ma Parma che ha pareggiato praticamente un paio di minuti fa. No, che è passato in vantaggio. Passato in vantaggio un paio di minuti fa, e volevo dire, stava quasi per portarsi un pareggio a casa. Torino che ha un espulso a partire dal 30° minuto. Oh, infatti, è quello il problema del Torino. Bremer, esatto, che tra l'altro con il fallo da espulsione provoca un calcio di rigore. Gervinho ci prova niente. Chiuso. Provoca un calcio di rigore, che è il rigore che Gervinho ha parato. Che Gervinho ha sbagliato stasera. Non ma c'è, che cazzo, non sto ci a stai dire? Prendendo manco per sbaglio. Comunque, io una cosa ma perché fanno battere i rigori a Gervinho? Perché Inglese stava in panchina. Ho capito, ma non c'hanno un altro che batti i rigori davanti a Gervinho? Regà, Gervinho c'ha tante qualità, ma a livello di calcio di rigore, insomma. Cioè, io c'ho una conversazione WhatsApp con gli amici del fantacalcio in cui dicevo: c'avevo Sirico contro il fantacalcio, io non vi dico niente. Ho detto rigore per il Parma. Ho detto a regà, Sirico ha parato rigore. Al gruppo dice: ma che c'hai, il televisore che va? No. Lo sta per tirare, ma tanto sicuramente lo para. Tira Gervinho, ha parato. E infatti ha parato. Comunque, senti, rido per non piagne. Esatto, parliamo un attimo della partita in generale. Perché sì, il Parma passa subito in vantaggio dopo 2 minuti con Kulusevski. Che scontro, mamma mia, pensa che si sono fatti malissimo, ragazzi. Oh, ma che è svenuto? Oh, è svenuto? No, per fortuna no. Espulso Mazzari, tanto per cambiare. Porca puttana, che capocciate. E l'Axalta è cascato pure male di schiena. Mamma mia, ragazzi. Ma io dico, ma Mazzari, ma che cazzo se lamenta? Ma sembra a parlasta. Non lo so. Sì, sulla prima cosa, sulla prima ammonizione, cioè, all'arbitro mi ha fatto ridere. Tipo un ragazzino di 3 anni che va dalla maestra e gli dice: non ho fatto niente. Cioè, adesso, si stava a lamentare perché non mi ricordo manco. Cioè, io adesso non capisco, questo è un contrasto del gioco, che se non lo fermi sei un criminale, si lamenta. Cosa ti lamenti? Ma non sai perché si stava a lamentare, boh. Ma immagino, ha ammonito entrambi gli allenatori, credo. Sì, sicuramente, però guarda caso. Ma non credo che sia così disumano da lamentarsi di una cosa del genere. Probabilmente si sarà lamentato di altro. Lo spero. Credo che sia così. Mazzari non è quel tipo di persona. No, insomma. Passa in vantaggio, ragazzi, immediatamente passa in vantaggio il Parma. Esatto. Gervinho scorribanda sulla fascia. Insomma, se impertugia, mette sta palla in mezzo Kulusevski, fa il gol dell'1-0. Sai che poi non mi ricordo? Ma devi ricordare, cioè la pista non me la ricordo. Pareggio Ansaldi. Gaiolo si è perso completamente. Ansaldi guardava, diceva: ma che sta succedendo? Gli ha buttato dentro, c'aveva dall'altra parte e lui guardava da là. Dice: ma come ha fatto? Se sei deficiente che tu perdi. Ma giustamente è deficiente perché ce l'ho io al fantacalcio. Lasciamo si spiega tutto. Si spiega tutto. È diventato deficiente per colpa mia. Ok. Poi però passa in vantaggio addirittura al Torino con un calcio di rigore di Belotti. Ma prima aveva sbagliato il rigore di Gervinho, l'espulsione del Bremer e il rigore sbagliato del Gervinho. Torino che passa in vantaggio praticamente con un uomo in meno. E sempre a fine primo tempo arriva il pareggio, non mi ricordo Cornelius ex Atalanta, ha fatto veramente un gran bel gol. Nel secondo tempo una partita un po' più tirata, ovviamente, nonostante il Torino in 10 uomini, Parma che prova a fare la partita, perché certo, ovviamente c'ha un uomo in ovviamente. più. Anche se il Parma solitamente è una squadra che vada a ripartire, perché c'ha dei giocatori con caratteristiche che sanno farlo. Questa cosa che mi era tornata a mente: gol di Cornelius su assist di Kulusevski, che oltre ad aver segnato ha fatto gol e assist. Assolutamente sì, e poi arriva il gol. Praticamente entra Roberto Inglese e nel giro di poco butta la palla Bobby in rete, English, che vale, ragazzi, 3 punti per il Parma. Finisce 3 punti qui, ufficializzati proprio ora. Leggiamo 9 la punti pari in classifica. 9 esatto, punti pari in classifica. Torino ottavo e Parma nono a 9 punti. Veramente tanta roba. Sì. Ci fate sapere che cosa ne pensate nei commenti. Secondo voi è giusto che il Parma si sia portato a casa la vittoria?
secondo me sì, perché alla fine Torino ci ha avuto un espulso, secondo sì, me con una partita in parità numerica probabilmente sarebbe finita in pareggio, modo molto diverso. O chi lo sa, magari il Torino avrebbe potuto fare qualcosa in più. Comunque, esatto. Comunque ci può assolutamente stare, perché il Parma ha fatto veramente una gran bella prestazione. Torino che ha provato ad avere almeno il possesso palla, perché si è portato a casa il 51%. Vabbè, ma il Parma c'ha quelle caratteristiche. Esatto. Parma c'ha quelle caratteristiche. Catenaccio, comunque difesa e ripartenza rapida. Infatti ha fatto 13 conclusioni totali contro le 6 del Torino, sì, 7 nello specchio per il Parma e 5 per il Torino. Ma Siriku, ragazzi, in 2-3 occasioni è stato, soprattutto nel secondo tempo, veramente fenomenale. Siriku si conferma. Che c'ho contro il Fantacalcio, ovviamente titolare, e para rigore, mamma mia, raga. Mi piace, commentate, condividete, ci vediamo domani con tanti nuovi video, ragazzi miei, una buona serata a tutti. Buonanotte. Voi. Bella. Ciao.